Centro Revisioni Florio Calandra. Buon pomeriggio, eccoci a Firouge News con un ospite eccezionale, Sara Favarò. Grazie. Grande conoscitrice di tradizioni popolari siciliane, grande conoscitrice della storia, della cultura. E allora, Sara, siccome si avvicina San Giuseppe, noi parliamo con te oggi di un argomento poco conosciuto ma molto presente nelle tradizioni popolari siciliane, le tavolate di San Giuseppe, qualcosa di cui si è persa un po' la memoria nelle grandi città, ma che rimane tuttora viva nei piccoli centri e anche nelle periferie, nei quartieri delle città. Di che cosa si tratta? Cosa sono le tavolate di San Giuseppe? Già la parola stessa, tavolate, ti dà l'idea di qualcosa di grande, appunto, una grande tavola. E infatti le tavolate sono imbandite con ogni ben di Dio. E ci sono tanti motivi per cui bisogna mangiare determinati cibi. Questi cibi devono essere un determinato numero, che devono essere tutti multipli di tre. Ecco. In quanto gli ospiti delle tavolate sono coloro i quali rappresenteranno Gesù, Maria e Giuseppe. E quindi è la Sacra Famiglia che viene rappresentata. Anticamente queste tavolate, che erano molto molto in vigore fino agli anni 60, a queste tavolate venivano invitati i poveri del paese. Affinché loro potessero nutrirsi, ma ti ridirò di più, siccome come ti dicevo poco fa, le portate sono tantissime, chiaramente i tre, in alcuni paesi venivano chiamati virginelli, le tre persone che venivano invitate non avrebbero mai potuto mangiare tutto quel ben di Dio. Tant'è che era uso che si portassero delle pentole enormi dove poi mettere tutto quello che rimaneva. E quindi questo mangiare avrebbe allietato le loro tavole per molto e molto tempo ancora. Ecco, quali erano le portate che venivano preparate, i cibi che venivano preparati? Una cosa tradizionale di San Giuseppe credo che sia la pasta con le sarde, ma perché le sarde forse sono molto buone in questo periodo? No, non è solo questo. Innanzitutto nelle tavolate non deve esserci la carne, perché la carne è emblema e simbolo di San Giuseppe, è emblema della carne di Cristo. E ha messo il pesce, anche perché nella tradizione anche esoterica il pesce è rappresentazione viva di Cristo. E quindi diciamo Cristo che viene tramandato, più che Cristo l'insegnamento di Cristo che viene tramandato. E le portate sono tutte fatte da quello che sono i prodotti della terra, appunto la sarda o il pesce, determinati pesci soltanto, sono ammessi e sicuramente non devono essere quelli che sono nell'elenco degli animali immondi di cui parla la Bibbia. Si fanno fritture, diremmo che le tavolate più che altro sono ottime per chi è un vegetariano, non un vegano, un vegetariano. Si mangiano molte verdure, queste verdure vengono fritte nelle uova, dagli asparagi ai finocchi, ai finocchietti di montagna, ai cardi che vengono anche pastellati.
comunque di so in molti paesi ho riscontrato che il pranzo cerimoniale incomincia con tre spicchi di arancia. Ad ogni commensale appunto vengono offerte tre spicchi di arancia, e ciò anche per il significato di cui sono piene, perché l'arancia è il simbolo del sole, e il sole più che mai è il simbolo della vita che si rigenera, della vita che ritorna, e quindi dell'immensità e quindi di Dio. E però una cosa importante, le tavolate devono seguire determinati riti, come per esempio la affissione di fiocchettini rossi, viene affissa il quadro di San Giuseppe. Come ti dicevo, ogni portata deve essere tre o multipli di tre. C'è il bianco mangiare, che rappresenta la purezza dello spirito. Ma io mi sono chiesta fatta questa domanda: ma da dove vengono le tavolate? Chi le ha inventate? Tu hai scritto pure un libro, Omaggio a San Giuseppe, Riti popolari, preghiere siciliane, ufficialità cristiana. Naturalmente è un libro frutto di ricerche delle fonti e dei vari testi ai quali tu attingi per queste tue ricerche. Sì, quindi l'origine di questa tradizione. Sì, volevo solo dirti una cosa, che questo testo è stato preceduto già da un altro, dove che esaminavo io la figura di San Giuseppe solo dal punto di vista della mistagogia, di tutto quello che atteneva il mistero intorno al santo. E allora le tavolate io ho scoperto che promanano da un Vangelo apocrifo, il Vangelo di Giuseppe il falegname, ed è un Vangelo particolare, perché Giuseppe, secondo questo Vangelo, tanto per iniziare, ci sono dei numeri magici, nel senso che Giuseppe, quando morì, aveva, secondo questo Vangelo, 111 anni, e se noi facciamo la risoluzione teosofica di 111, vediamo che il suo numero è 3. Quando lui morì, Cristo aveva 18 anni, e quindi 1 più 8 fa 9, che è multiplo di 3. E comunque questo 3 che ritorna nel momento in cui la Madonna fu promessa a San Giuseppe, dovette abbandonare il Tempio, e aveva 12 anni. E già a quell'età le donne già erano pronte per essere promesse in sposa, e dovevano abbandonare il Tempio, come dovette fare Maria, e ciò per un motivo molto semplice, perché da quel minuto in poi la donna entrava nel suo stato di non purità, perché sarebbe andata incontro al ciclo mestruale, e questo veniva ritenuto un punto di non purità, non purezza, per cui le bambine dovevano lasciare il Tempio, come fece Maria. E quindi Maria a 12 anni fu promessa sposa. Fu promessa sposa a Giuseppe, e lei aveva 12 anni, e se noi sommiamo 1 più 2 vediamo che ancora fa 3. Il 3. Benissimo. Scusa, l'ultima cosa, sì. La Madonna partorì Gesù quando aveva 15 anni, 1 più 5 è 6. Ricorre sempre il 3. Sì, e comunque allora, Giuseppe, quando stava per morire, dice questo Vangelo, che lui attese suo figlio terreno, Cristo, e lo attese perché aveva da affidargli il suo testamento spirituale. Ecco. E nel suo testamento, Giuseppe, se permetti vorrei leggerlo, perché sono parole molto importanti, brevemente, rivolta la parola a Giuseppe dissi, ecco, questo Giuseppe incarica il figlio di alcune cose, e il figlio gli promette: ogni mortale che nel giorno del tuo anniversario avrà cura della oblazione sarà da me benedetto e ricompensato nell'assemblea dei vergini. Chiunque nel giorno della tua memoria e nel tuo nome avrà dato cibo ai miseri,
ai poveri, alle vedove e agli orfani, faticando con le sue mani, e infatti le donne preparavano in casa il cibo, per tutti i giorni della sua vita sarà privo di bisogno. Chiunque in tuo nome avrà dato da bere un bicchiere d'acqua o di vino a una vedova oppure un orfano, io lo affiderò a te affinché tu faccia ingresso con lui nel banchetto dei mille anni. Ogni uomo che nel giorno della tua commemorazione avrà cura di fare oblazione sarà benedetto e avrà una remunerazione nella Chiesa dei Vergini. Gli renderò il 30, il 60 e il 100 per uno. Bellissimo. Ringraziamo Sara Favarò per questa testimonianza, per averci insegnato queste cose interessantissime e fondamentali della nostra cultura siciliana. La Sicilia è una grande miniera di mitologia, di cultura, di tradizioni popolari. Ci vediamo in modo diverso da come in effetti siamo a volte. Prevalgono gli aspetti negativi mentre finiamo con il dimenticare la nostra storia e la nostra cultura. Ringraziamo Sara Favarò per questo racconto. Auguri a tutti, Peppino, Peppina, Giusi, Giuseppina, Pippo, ne abbiamo di tutti i tipi. Auguri a tutti. Anche noi ci associamo ovviamente agli auguri che ha mandato Sara Favarò. Grazie agli spettatori di Filugio TV.